Cari telespettatori di Antenna Sud, ben ritrovati al consueto appuntamento con le minime e le massime astrologiche di segno per segno. Vediamo cosa si prospetta per l'Ariete. Sereno all'orizzonte, la Luna potrebbe portarvi qualche inattesa e positiva novità, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Un contratto migliore verrà appoggiato sulla vostra scrivania e varrà la pena firmarlo. Turbolenza prevista per il Toro. La quadratura della Luna farà sentire irresistibilmente attratti da alcune situazioni pericolose proprio voi. Dal punto di vista sentimentale questo non sarà un periodo tranquillo, ma anzi piuttosto turbolento. Per i Gemelli si prevedono venti in rinforzo. I vostri affari procedono con il vento in poppa. Se svolgete una professione creativa, oggi avrete modo di tirar fuori tutto il vostro ingegno e di dare una pratica ed efficace dimostrazione del vostro talento. Per il Cancro, sbalzi termici. Per quanto riguarda la comunicazione, potreste trovarvi a dover dirimere una controversia piuttosto intricata. Il vostro stato emotivo oscillante, però, non vi permetterà di valutare le cose in modo obiettivo. Sole nel cielo del Leone. La Luna rischiara la vostra vita con la sua brillante luminosità. Affidatevi pure con fiducia ai suoi influssi benefici e protettivi che vi accompagneranno per tutta la giornata. E per i nati della Vergine, venti di brezza. Questo è un momento magico per chiunque di voi stia iniziando una nuova attività, in particolare per i nativi di agosto. I rapporti interpersonali saranno piacevoli e tranquilli. Bilancia per voi, Foschia. Se siete sicuri di avere ragione, non abbiate paura a far sentire la vostra voce contro chi sta cercando in modo più o meno velato di incastrarvi e farla franca. Piogge sparse previste per lo Scorpione. Ci potrebbero essere persone maligne intorno a voi, interessate solo a farvi lo sgambetto e a sgomitare per ottenere una posizione professionale migliore. Quindi la Luna vi mette in guardia da tutti i falsi amici. Sagittario, sereno. Sul lavoro saprete dare il massimo, con entusiasmo e passione. La vostra giovialità e simpatia vi renderà benvoluti in tutti gli ambienti, anche quelli più lontani da voi. Per il Capricorno, situazione variabile. Mercurio si rivela utile per tutti coloro che sono alle prese con esami o colloqui di lavoro. La vostra parlantina sarà vivace e riuscirete a intrattenere i vostri interlocutori in maniera efficace e brillante. Un po' di nebbia invece si prevede per i nati dell'Acquario. Non abbassate la guardia oggi. Ci sarà qualcuno che cercherà di aiutarvi facendo l'amico, ma in realtà pensa solo ai suoi interessi. E infine per i Pesci, schiarite. Potreste ricevere delle nuove, intriganti proposte di carattere professionale. Se l'idea vi tenta, non abbiate paura di un cambiamento drastico, ma positivo. E con queste previsioni io vi saluto. Naturalmente l'appuntamento con segno per segno si rinnova domani mattina. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.